Buonasera a tutti e benvenuti nella foresta di Sherwood. Oggi siamo al secondo incontro di una piccola rassegna di eventi che abbiamo chiamato Sherwood Ra for Rice. E ieri abbiamo incontrato gli autori del libro Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, edito La Terza. Oggi invece è l'ora di un dibattito che abbiamo intitolato Ma quale ideologia del gender? Per fare luce su questa fantomatica ideologia del gender, che scopriremo oggi che fondamentalmente non esiste, e dato anche il lavoro che quest'anno abbiamo fatto come centri sociali del Nord-Est, come attivisti, contro l'ascesa in piazza delle sentinelle in piedi, Family Day e questa ondata di anti-gender che scopriremo oggi contro cosa combattono, qualcosa che fondamentalmente non esiste. Passo la parola a Clara che ci presenterà gli ospiti di oggi. Allora, abbiamo qui Sara Garbagnoli, che è dottoranda all'École des Études a Parigi e in sociologia, e che appunto si occupa di queste tematiche e che ci parlerà, ci spiegherà le origini dell'espressione ideologia teoria gender. Poi avremo Lorenzo Bernini, che è ricercatore in filosofia politica all'Università di Verona. Coordina il gruppo di ricerca Polites, Politiche e Teorie della Sessualità e si occupa di teoria queer. E infine avremo Leonardo Bianchi, giornalista che lavora per Vice e si occupa di politica e attualità, che collabora anche con altre testate come Internazionale e Valigia Blu. Allora, in primis ci sarà Sara che ci spiegherà appunto le origini dell'espressione ideologia teoria gender. Lorenzo invece ci spiegherà quali sono le differenze tra l'ideologia gender, invece i gender studies, i queer studies e la queer theory. E Leonardo infine ci parlerà delle alleanze anti-gender fra estrema destra e mondo cattolico. Quindi adesso lascio la parola a Sara.